Ciao! Allora, oggi vi voglio spiegare i verbi della prima coniugazione. Quali sono i verbi della prima coniugazione? Allora, i verbi regolari della prima coniugazione sono quelli che finiscono in are. Che cosa vuol dire esattamente? I verbi italiani hanno tre coniugazioni. Prima coniugazione, seconda coniugazione, terza coniugazione. Tutti quelli che finiscono in are all'infinito sono della prima coniugazione. Quindi, parlare. Amare, sognare, lavorare, pensare, comprare, mangiare, arrivare, tornare. E tanti altri. Finiscono tutti in are. Are. Vedete? Finiscono tutti in are. Quindi finiscono tutti in are. Vedete? Ok. Come facciamo a capire come coniugare il verbo? Allora, per coniugare il verbo al tempo presente, devo dividere il verbo parlare esattamente in due parti. Una parte che si chiama radice e quella sta ferma, parl. Lo ripeto tante volte, parl, 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 parl. Quindi tolgo questo pezzo e per avere il tempo presente avrò o, i, a, iamo, ate, ano. Che cosa significa? Che io tolgo questo pezzo, parl. E metto sempre nella prima coniugazione o i a, iamo, ate, ano. Facciamo un esempio. Io parlo, tu parli, lui, lei parla, noi parliamo, voi parlate, loro parlano. Ma io posso prendere un altro verbo, amare. Tolgo are, resta am e avrò io a mo, tu a mi, lui a ma, lei a ma, noi amiamo, voi amate, loro amano. Lavorare. Tolgo are, lavor, o, lavor, i, lavor, a, lavor, iamo, lavor, ate, lavor, ano. Quindi io lavoro, tu lavori, lei oppure lui lavora, noi lavoriamo, voi lavorate, essi oppure loro lavorano. Stessa cosa con pensare. Io penso, tu pensi, lui pensa, lei pensa,
Noi pensiamo, voi pensate, loro pensano. Comprare. Io compro, tu compri, lui compra. Noi compriamo, voi comprate, loro comprano. Quindi, io parlo di storia. Tu parli con Maria, Mary, ok? Lei ama Giulio. Lei ama Amin. Lei ama Hamed. Lui ama Fatima, lui ama Jennifer, ok? Noi lavoriamo in Francia. Noi lavoriamo a Parigi. Loro lavorano in fabbrica. Voi pensate, che la letteratura italiana sia bella. Tu pensi di andare in montagna. Io mangio gli spaghetti. Arrivo in Germania domani mattina. La stessa cosa vale per gli altri verbi. Tolgo questa parte qua, via. Quindi arrivo, oh, io arrivo, tu arrivi, lui arriva, noi arriviamo. Voi arrivate, loro quindi vedete che ho i A, iamo, ate, ano. O, i, a, iamo, ate, ano. Sempre, sempre, sempre uguale, perché i verbi sono regolari. Quindi i verbi regolari si toglie questa parte e si mette o, i, a, iamo, ate, ano. Questo è il tempo. Tempo presente. Ok?
Questa è la prima parte dei verbi regolari. Ci sarà la seconda parte dei verbi regolari e poi la terza parte dei verbi regolari. Non perdeteveli, iscrivetevi al canale, così rimanete sempre aggiornati. Cosa vuol dire aggiornati? Vi ricorda il campanellino dring che esce un nuovo video e voi continuate ad ascoltarlo. Vi saluto, un abbraccio e tanta, tanta felicità. Ciao!